Che palle. Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Taylor0012 e oggi siamo tornati con un altro episodio da Hardcore. Allora, come vedete ho finito la vetrata, ancora non ho tolto quella colonna di legno, sono un po' deficiente. E ci sono stati, diciamo, dei cambiamenti nella casa. Poi ovviamente consigliatemi se lasciarla così o cambiare. Questa potrebbe essere stata una mia idea. Prima di farvi vedere che cosa ho fatto all'entrata della casa, vorrei un po', dire cosa saranno i progetti di questa serie. I progetti di questa serie saranno: 1. Fare tutte le farm possibili immaginabili. 2. Uno, aver finito tutto, iniziare a fare le statue di ogni, ogni personaggio della, del canale. Taylor, Fantasy Blaster, Lollo2017. Però c'è un però, ovviamente. La statua di Taylor ovviamente la farò io. La mia statua di Taylor me la farò io. La statua di Fantasy Blaster se la farà lui. E la statua di Lollo2017 la farà lui. Ovviamente tutto in live. Vi farò vedere tutta la costruzione, tutto in live. Tutto in live, ricordo. Ma non sarà adesso, sarà molto più avanti, quando avremo, diciamo, iniziato a fare più farm. Dopo aver fatto queste più farm, poi inizieremo a fare anche altre cose nel Nether. Però adesso non spingiamoci oltre e vi faccio vedere, diciamo, qua. Ok, raga, qui ho fatto una T, che significa, ovviamente, avete capito, Taylor. Ditemi se cambiare quella, perché, allora, questa cosa qui me l'ha consigliata un mio fan. Mi ha scritto in chat privata di fare al cospetto della casa fare una T. Però io non ho la lana grigia, quindi non ho potuto farla, perché a me mi sarebbe piaciuto fare nero qua e grigio. Sarebbe il colore della mia skin, che adesso non si vede, non capisco perché. E vabbè, intanto voi mi avete chiesto, uno nei commenti mi ha scritto di andare in caverna a cercare diamanti. Allora, questa caverna, io ricordo sempre che andare in caverna è la cosa più pericolosa dell'hardcore. Più pericolosa. È pericolosissimo. Però io ci andrò perché, perché sì, perché ci devo andare prima o poi. Un'altra cosa, prima di fare tutto, vorrei dire una cosa. In pratica, ho deciso di fare una cosa. In ogni video dell'hardcore, nei commenti voi dovrete scrivere, diciamo, dei commenti che possono servirmi, e i commenti più belli appariranno nel video. Appariranno nel video. Questa cosa era un po' da un po' di tempo che bisognava farla nel nostro canale, già da 10 episodi fa che dovevamo fare. Intanto non ho più cibo, devo andare al villaggio a prenderlo. Non ho più cibo, però le ho carote, vabbè, intanto poi c'è questo. Era già da fare un bel po' sta cosa. Intanto io vado al villaggio a prendere un po' di cibo e ci sentiamo dopo. Intanto un'altra pozza di lava. Nel frattempo che stavo andando verso il villaggio, intanto sta facendo notte, ho trovato una pozza di lava. Ok, e tanti che mi dicevano: oh, prenditi la, metti, fatti la casa là perché è pieno, c'è la lava, può servirti. Allora, poi uno nei commenti mi ha scritto in privato, non capisco perché mi scrivono in privato, ma se mi ha chiesto se posso aggiungere mod, per esempio delle mod che possono abbellire, cioè per esempio delle mod che possono aggiungere, non so, divano, quelle cose lì, non ho capito che mod è. E in pratica mi ha chiesto di aggiungere mod. Allora io dico una cosa, questa è una serie vanilla. È vero che ho già aggiunto la Optifine, ed è una mod la Optifine, perché io sto usando Forge. E è una mod la Optifine, però non è una mod, cioè in pratica come, non so, la Bibliocraft, cioè non è, se no non sarebbe più un vanilla, ma è vero, ho letto la risposta. Non sarebbe più un vanilla, ma sarebbe una serie moddata. Poi se raggiungiamo i, sparo una cazzata,
i 25 mi piace e nei commenti scrivete la maggior parte delle persone voglio hashtag voglio le mod, allora sì, però i 25 mi piace, se tutti nei commenti hashtag voglio le mod e non ci sono i 25 mi piace, niente. Allora, intanto che parlo, dovevo andare a non ho cibo. Oh, della lana. Ok, raga, il cibo ce l'avevo. Avevo 9 patate cotte qui e qua fuori, non chiedetemi perché ho messo una fornace. Avevo 2 polli cotti. In più ho craftato un altro letto che c'erano 2 pecore che sono passate di qua e le ho ammazzate. E ho già mangiato il cibo, beh, non mi chiedete. Vabbè, torniamo a casa perché qua non abbiamo niente da fare. Questo villaggio è anche spoglio, non ci sono neanche villager. E uno un altro nei commenti mi ha scritto che per far spawnare i villager, ovviamente, cioè questo è un punto di spawn di villager. Il problema è che bisognerebbe anche avere solo un villager. Basterebbe solo un villager e possono spawnare tutti gli altri villager. E non so il modo per far spawnare questi villager qua, o dovrei cercare un altro villaggio e portarli di qua tramite o le rotaie o altro. Allora, io vorrei fare, diciamo, una ferrovia che mi porta da questo villaggio a di là. Il problema è che bisogna avere ferro per le rotaie. E, ricordo, ferro ne ho 30 pezzi. Cioè, serve... Quanto mi serviva? 6? Se non mi sbaglio, boh. No, 3, 2, boh, non mi ricordo. Per... servivano... Oddio, altre canne da zucchero. Yes, dammi. Okay. Canne e zucchero servono sempre. Allora, vedete un'altra pecora. La lascio qua perché potrebbe servirmi. Non ammazzo, poverina. Potevo ammazzare i maiali, però. Vabbè. Poi, diciamo che la statua che faremo, la faremo, cioè in pratica la lana o gli altri blocchi. Dovremmo prendercela in survival, logicamente. Quindi, cioè, noi faremmo vedere, diciamo, o facciamo un live, diciamo, o facciamo vedere velocizzato quando raccogliamo tutti i materiali, craftiamo tutti i pezzi di lana per, diciamo, per costruire la... le statue. Allora, le statue forse le faremo qua. In pratica noi circonderemo... Oddio, ho fatto una strage. Questo... Mamma mia, sono cresciuti. Sono spawnato. Devo alzare un attimo i chunk. No, vabbè, alzo dopo. Vabbè, diciamo che... Ditemi se lasciarlo così, se vi piace così o no. Allora, ho preso il cibo. Forse adesso iniziamo a fare il pavimento. Anzi, prima del pavimento... iniziamo a fare in questo modo qua. Allora, Vincenzo King mi ha anche consigliato, no, cioè nei commenti mi avete consigliato di mettere questo qui, soprattutto Vincenzo King. Saluto a Vincenzo King. Infatti ha fatto anche video con me, quindi allora mi avete chiesto di fare le colonne con questo. Infatti qua ne ho già fatta una per prova, per vedere. È più bella, diciamo, cioè più bello, sì. Diciamo che avete ragione, perché non solo lui mi ha scritto di mettere queste cose qua. Allora, ok. E dai. Ok. E ora pum pum pum. Ho l'acqua. Dun, dun, dun. Ok, non c'è più il maiale figo. No, non c'è più. Stavo cercando. Allora, ho notato, cioè ditemi nei commenti, che ho notato che despawnano le cose. Cioè, proprio despawnano. Qua spawnano maiali. Io mi allontano un po', vado di là, torno e non ci sono più. O se no mi avvicino. Per esempio, avrete visto in tanti quel recinto lì. Cioè, questo recinto qui. In quel recinto lì avevo messo un asino, perché io volevo usare quel, diciamo, quell'asino per i trasporti, perché se ricordo che l'asino possiamo metterci la chest, una chest, se non mi sbaglio,
ai fianchi, ai lati, e quindi io volevo usarlo, diciamo, cioè per fare i trasporti, queste cose. Soltanto che io l'ho messo nel recinto, sono andato a dormire, io stavo guardando lì e a un certo punto despo una davanti a me. È successa la stessa cosa con un cavallo che avevo fatto qua, ho messo qua. Ho messo tipo una colonna di terra ed è spawnato davanti ai miei occhi. In pratica io ho messo la colonna, subito io ho costruito la colonna ai fianchi e boh, è spawnato. Boh, allora, non credo che in questo momento andremo, forse andremo nel prossimo episodio, non lo so. Ancora dobbiamo vedere un attimo se riesco a finire il pavimento. Ecco, mi avete consigliato di fare il pavimento o con... così, aspettate. Tanto adesso vado a tagliare altra legna. Così mi avete chiesto di fare il pavimento. In questo modo qui. Cioè, è figo. Cioè, è figo. È figo. Cioè, è figo davvero. Ok, vado a prendere un po' di legna e ci sentiamo. Ok, raga, eccomi tornato. Ho preso tutta la legna che serviva. Cazzo, ce n'era già qua. Sono un po' deficiente, non poco, però vabbè. Lasciamo stare. Vabbè, stavo dicendo, raga, ho riflettuto un po' sull'argomento mod. Allora, io non posso, secondo me non sarebbe giusto aggiungere mod. Perché questa è una serie vanilla, cioè non avrebbe senso. A meno che voi non mettete tutti quei mi piace o hashtag voglio le mod, diciamo hashtag voglio le mod nei commenti. 25 mi piace, ricordo. Se arriviamo almeno 25 mi piace in 3 giorni, metterò le mod. Tanto sta venendo notte. Non posso dormire ancora. Tanto scrivono su Skype. E gli direi di dormire e iniziare. Ok. Ho detto dormire. Maledetto sole, ogni volta è così. Sole, lo scorso episodio sei stato bravo, ora scendi. Oh. Ok, raga, iniziamo a fare il pavimento. Pum.
Questi sono gli ultimi blocchi. Oh, ho finito. Mamma mia, ci sono rimasto anni qui. Proprio anni, cioè no, cioè ci sono rimasto troppo tempo a fare sto pavimento del cazzo. Madonna mia. Vediamo se è cotto. Ok. Oh, dammi. Ok, raga. Ok, raga, il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente lascerò il link in descrizione alla pagina Facebook. E ripeto ancora, se volete le mod, come ha scritto 3 o 4 fan, ditemi nei commenti, mi avete scritto di aggiungere delle mod, fornite un mod, bib. Il problema è che siamo vanilla e sapete com'è. Allora, do anche una notizione, è uscita la snapshot della 1.9, la V15 e A8, se non mi sbaglio, 8A, non mi ricordo, che ovviamente faremo una faremo una recensione, sì. E spero che il video sia piaciuto, e ricordo di commentare e iscrivervi, e alla prossima, raga!